stai viaggiando con noi. Inga. Sei preso bene. Sono tutto fumato. C'ho la mano gonfia. Mi sono rotto una mano. E non con l'autoerotismo. Pensa, 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 uno pensa. Anch'io. Io ho la faccia gonfia perché mi sono rotto il mento. No, tu sei grasso. Anche la pancia gonfia perché mi sono rotto una costola. No, no. Sì, sì. Tu sei grasso, Paolo. No, ieri sera ti sei strafogato 16 panini alle 2 del mattino. No, allora abbiamo mangiato dallo zio Pandi dopo le riprese di On Air, la storia di un successo. Ringrazia film della vita. Tutti, ringrazia quelli che di Marco, Marco Marcello. Sì. Vorrei sapere, scusate, è la prima volta nella mia vita che succede che ci organizziamo con gli ascoltatori, gli eroi che sono venuti ieri sera fino alla fine. Grandi. Perché ve ne siete andati? Cioè mi avete abbandonato voi sto giro. Come? Ho detto vi offro da mangiare, andiamo tutti allo zio Pandi in 3. Sono venuti tutti. No, in 3 sono venuti. Beh, quelli che contavano. Ma dai. No, non è vero. Fai schifo qualcuno, Marco. No, no, ieri sera c'era questo catering di sushi all'italiana. Infatti cioè, ci abbiamo fottuto proprio. Che si chiama Italian Sushi, che buono, ci marketiamo buono. Perché giustamente hanno contribuito alla buona riuscita del film. Buono, buono, buono. Ieri a un certo punto, ma neanche avevamo finito la ripresa, ti è scappata. No, dopo ci mangiamo il buffo. Che ho visto. Wow. Neanche la E la T hai detto. Wow. Porca troia. Comunque mi sono rotto una mano perché da buon coglione, ma non è colpa mia. Non è colpa allora, tua, allora mi dicono devi fare questa scena che è realmente accaduta. Certo. Quando eravamo sul palco nel famoso Capodanno in cui io me ne andavo e sboccavo in bagno e poi dall'incazzatura tiravo una randellata, un pugno contro lo specchio. Contro lo specchio. Mi hanno detto lo specchio è quello scenico, non sì. ti preoccupare. Hai sereno. Oh, neanche col martello si è riusciti a rompere. Diatamantio era. C'erano le unghie di Wolverine. No, gli ho detto, ma che cazzo hai preso? Oh, il vetro dalle vetrine di Cartier, porca puttana. Adesso Marco, mi sono scassato una mano. Se ti sei rotto una mano per rompere uno specchio di un millimetro, cioè non è che devi. No, 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 ascolta. Se sei una signorina. Ascolta. Mezza sega. Ma andate a fare in culo. Ma che ti ha detto devi spezzare una vespa con le mani? No, ma il tipo mi fa quello con l'asma che mi faceva. No, perché lo specchio adesso si rompe. Ho tolto tutto il pezzo dietro. Sì, ma stai calmo. Perché io ieri sera ho sternutito e è caduto un muro. Ma chi? Tu c'hai la fighetta, c'hai la potenza. Vabbè, insomma, buongiorno a tutti. C'è anche, signori, una sorpresa oggi in studio con noi. La più grande merda della storia, signori. No, non è lui. No, 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 non è Ivo Abito. No, no, non è Leone di Lernia, signori. No, 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 no. È uno che ogni volta esce grosso così. Grosso così. E anche ieri sera durante le riprese del film dove abbiamo rifatto la scena di Capodanno, lui ogni tanto spuntava e appena dicevamo Oreste, tutti insieme merda! Da ringraziare Marco. Ma guarda che hai fatto un figurone con la tua tipa, minchia. Ma io sono emozionato, pelle d'oca, pelle d'oca. Sì, sì. Cioè lei era proprio emozionata, diciamo, donna amore, sei una star, hai visto? Una star. Sei una merda, mi ha detto. Vabbè, cosa vuol dire? Che bello. Perché, scusami, anche la merda c'ha il suo perché. Sì. C'è chi la mangia anche, non facciamo nomi. Ma dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Vedi, vedi, vedi. L'assicurazione. Comunque, per consiglio personale, cioè quando ci sono delle manifestazioni con gli ascoltatori dello zoo, non venire con la figa. No, cioè lascia stare. E lui l'avrà detto, ascolta, ti porto con la zoo mobile perché sai, io lavoro per lo zoo di 105. Andiamo sul set del film che racconta la storia di Marco. È una figa, cioè sai, ormai noi siamo pari, una famiglia, un sono coprotagonista. Sì, 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 sì. Fai sai, schifo sai tu. Io. Fai schifo tu. Oh, lo fai. Sai che un coprofago avrebbe fatto una scena migliore. Sarà uno con un piatto pieno di sterco. Allora, ci sono un po' di notizie di cui vorrei parlarvi oggi, una in particolare che veramente ci ha fatto girare i coglioni, lo farà anche a voi, però prima ci colleghiamo con il nostro vero notiziario, ovvero studio chiuso. Buon pomeriggio e bentornati. Ciao, a Studio Jerry. Chiuso, lo spazio di informazione che per combattere il caldo africano beve molto e non esce nelle ore calde. Infatti mi sto scolando una bottiglia di Jack Daniels chiuso a chiave in una cassapanca. Vediamo le principali notizie di oggi, compilate muovendo un bicchiere su lettere a caso dell'alfabeto durante una seduta spiritica. L'AFA mette in ginocchio l'Europa, sollievo negli uffici della regione Lombardia. La Minetti ci è abituata. Arisa pubblica su Instagram un selfie seduta sul water. Per fortuna che si è taggata, altrimenti sarebbe stato difficile distinguerli.
Zingaretti, amo Montalbano ma non mi basta. E vabbè Luca, tutti ci arrangiamo con il porno ogni tanto. Whirlpool, vincono i sindacati, nessun esubero e nessun licenziamento. Matteo Renzi, il governo ha rispettato le promesse, ovvero non ha mosso un dito. Volkswagen, operaio muore ucciso da un robot, arrestata la madre che farneticava su cyborg e macchine del tempo. Il nome della donna è Sarah Connor. Sta cretina. Per il momento è tutto. Ricordate che le news di Studio Chiuso proseguono su Twitter all'account chiocciola Jerry il Romano. Adesso vi saluto, vado a comprare dei lacrimogeni e vado anche a indossare la mia divisa antisommossa. Si prevede un weekend di scontri di piazza. Iniziano i saldi e quel tagliere deve essere mio, mio, mio! Ma è un giornalista serio, fa il notiziario anche su Virgin Radio, ma perché roviniamo tutti? No, perché? Perché il notiziario lo fa in tagliere. Ah, ecco! Dillo, dillo! Sono le 14. No, 30 secondi. Ma sei proprio un coglione.